È passato tanto tempo, non ci lasceremo mai. Siamo figli del Vesuvio, forse un giorno esploderà. Una vita insieme a te, di domenica alle 3, non riesco a stare solo senza te. Quando un giorno morirò, da lassù ti guarderò. Quanti cori al funerale chiederò. Buonasera a tutti, amici miei di Facebook, di YouTube. Un saluto particolare al Napoli Club Padova e al Napoli Club Ricomincio da tre di Giosuè Parolisi. Un saluto. Adesso voglio andare ad analizzare la partita che si è disputata sabato tra Napoli e Milan, finita 4-2 per i Napoli. I primi 10 minuti, 10-15 minuti sono stati appannaggio del Milan, dove ho giocato discretamente un pelino meglio. Però subito dopo il Napoli è andato in vantaggio su un bel tiro di Mertens nel quale ha preso il palo e dopo il palo sulla respinta tappino vincente di Milik e gol. Subito dopo, nel proseguo della partita ci sono state appunto su un calcio d'angolo e un bellissimo colpo di testa di Milik che l'incorna e la fa andare all'incrocio dei pali. È bellissima doppietta per di Milik al debutto a San Paolo. Nel primo tempo appunto il portiere Donnarumma fa due grandi parate. Una a giro sul tiro di Mertens a mezza altezza, mentre la seconda è stata una grandissima, strepitosa parata di Donnarumma su un tiro a giro sempre dello stesso Mertens, forse in assoluto del Napoli, il migliore in campo, e che praticamente con la mano di richiamo la toglie dall'incrocio dei pali. E il primo tempo si conclude così. All'inizio del secondo tempo il Napoli ha sbagliato l'approccio alla partita e niente, il Milan ha preso un attimino il pallino del gioco, ha segnato dopo 6-7 minuti dell'inizio del secondo tempo con Young, però bisogna dire su un fallo viziato a centrocampo di Suso su Jorginho e comunque dentro l'area comunque Reina molto male, non si è fatto trovare pronto e gol di Young. Subito dopo bisogna ammettere grandissimo, strepitoso, straordinario gol di Suso che a giro la manda all'incrocio dei pali, che è il gol classico gol della domenica. A quel punto il Napoli cosa fa? Fa un cambio, esce Alan e subentra Zielinski e là la partita ricambia. Straordinaria percussione di Zielinski che fa una serie di dribbling, dà la palla in verticale a Mertens. Mertens fa un paio di serpentine, fa un bellissimo tiro, ennesimo miracolo di Donnarumma, veramente portiere molto molto forte, molto reattivo, però sulla respinta tappin vincente di Calejón che porta la partita sul 3-2. Subito dopo il 3-2 il Milan salta i nervi, Kučka che fa un fallo a centrocampo, non solo fa un fallo a centrocampo e viene ammonito. E praticamente manda a cagare l'arbitro, lo applaudisce e l'arbitro, dopo queste due cose, non può fare altro che buttare fuori il giocatore. Nel proseguo della partita, un'altra follia di Niang del Milan. Portiere del Napoli vuole rinviare la palla che l'aveva tra le mani per far ripartire velocemente l'azione contropiede. Niang praticamente ostruisce, fa ostruzione sul portiere e è inevitabile il secondo cartellino giallo. Per concludere, verso il finale della partita, appunto, cambio Insigne e Insigne per Mertens, è uscito tra gli applausi, è stato sicuramente del Napoli migliore in campo insieme con Zielinski che è subentrato, bellissima azione in contropiede appunto di Insigne che entra dentro l'area, la dà a Calejón e Romagnoli per non fare segnare Calejón la prende con la mano e sulla respinta a porta vuota, appunto, Calejón sigla 4-2, il definitivo 4-2, quindi doppietta per Milik e doppietta per Calejón. Commento finale di questa partita qual è? Che Napoli comunque ha fatto un gran bel primo tempo, il Milan meglio i primi 10-15 minuti. È stato sbagliato soprattutto l'approccio alla partita nel rientro negli spogliatoi nel secondo tempo. Il Napoli deve essere sempre attento e concentrato perché sul 2-0 in Serie A
dimostra che le partite si possono sempre riaprire appunto come era successo, ci vuole più determinazione e cattiveria e determinazione per tutti i 90 minuti perché le partite insomma non finiscono mai. La difesa appunto da rivedere, la difesa da rivedere un pochino, speriamo che le prossime partite saranno migliori. Una ultima nota stonata, sono stati i cori beceri della curva del Mina, questa banda di scemi che inneggiava il Vesuvio proprio nel giorno e soprattutto l'hanno fatto nel minuto di silenzio in commemorazione dei morti del terremoto in Abruzzo. E vi auguro a tutti una buona sera, forza Napoli sempre, ciao! Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, un saluto a tutti e forza Napoli, ciao!